Grazie Presidente. Beh, su un tema così importante chiaramente noi anticipiamo voto favorevole perché ovviamente per noi le aziende vanno aiutate, i lavoratori al contempo vanno aiutati perché il lavoro non si crea per decreto legge, quindi per cui chiaramente voteremo favorevolmente a questa mozione nella quale appunto viene menzionata l'applicazione dei contratti di solidarietà che è un argomento che ci viene chiesto a gran voce da tutti i lavoratori che noi vediamo costantemente in Commissione Quarta attività produttive, quindi crediamo sia una sottolineatura doverosa e importante perché è un'esigenza del territorio e ricordiamocelo anche per il futuro visto che sarà il progetto di legge che andrà in discussione per le minoranze, perché il lavoro è una parte fondamentale. Al contempo io invito, non con una mozione urgente ma con un invito amichevole, gli amici del PD insomma, che hanno presentato questa mozione urgente anche a sollecitare che si cambi qualcosa a livello centrale, perché è un problema che noi ripetiamo ogni volta che io personalmente intervengo, perché non si può continuare a chiudere gli occhi a Roma e qua fare delle decisioni che vanno a favore dei lavoratori e quant'altro, perché personalmente non invidio per nulla l'assessore Melazzini perché si trova in mezzo a tutte queste difficoltà e quindi io gli faccio un grosso in bocca al lupo e colgo l'occasione, però al contempo cerchiamo di prendere provvedimenti importanti a livello nazionale perché qui le aziende vanno via, saranno multinazionali, saranno brutte e cattive, ma sarà anche il fatto che non riusciamo assolutamente a tenere qua le aziende che fanno lavorare le persone, rendiamocene conto, va bene la mozione, va benissimo, però ricordiamocelo. Ultima cosa, nota di colore, è bello vedere un consiglio regionale che lavora così velocemente, io Presidente non vorrei che fosse dovuta alla Champions League di questa sera perché so che ci sono sensibilità sul tema, quindi io mi auguro che non sia così, mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che in futuro si riesca a avere questa velocità nell'operare e vengano tagliati gli interventi inutili che di solito caratterizzano spesso le sedute del Consiglio regionale. Grazie. Grazie Presidente. Beh, su un tema così importante chiaramente noi anticipiamo voto favorevole perché ovviamente per noi le aziende vanno aiutate, i lavoratori al contempo vanno aiutati perché il lavoro non si crea per decreto legge, quindi per cui chiaramente voteremo favorevolmente a questa mozione nella quale appunto viene menzionata l'applicazione dei contratti di solidarietà che è un argomento che ci viene chiesto a gran voce da tutti i lavoratori che noi vediamo costantemente in Commissione Quarta attività produttive, quindi crediamo sia una sottolineatura doverosa e importante perché è un'esigenza del territorio e ricordiamocelo anche per il futuro visto che sarà il progetto di legge che andrà in discussione per le minoranze, perché il lavoro è una parte fondamentale. Al contempo io invito, non con una mozione urgente ma con un invito amichevole, gli amici del PD insomma, che hanno presentato questa mozione urgente anche a sollecitare che si cambi qualcosa a livello centrale, perché è un problema che noi ripetiamo ogni volta che io personalmente intervengo, perché non si può continuare a chiudere gli occhi a Roma e qua fare delle decisioni che vanno a favore dei lavoratori e quant'altro, perché personalmente non invidio per nulla l'assessore Melazzini perché si trova in mezzo a tutte queste difficoltà e quindi io gli faccio un grosso in bocca al lupo e colgo l'occasione, però al contempo cerchiamo di prendere provvedimenti importanti a livello nazionale perché qui le aziende vanno via, saranno multinazionali, saranno brutte e cattive, ma sarà anche il fatto che non riusciamo assolutamente a tenere qua le aziende che fanno lavorare le persone, rendiamocene conto, va bene la mozione, va benissimo, però ricordiamocelo. Ultima cosa, nota di colore, è bello vedere un consiglio regionale che lavora così velocemente, io Presidente non vorrei che fosse dovuta alla Champions League di questa sera perché so che ci sono sensibilità sul tema, quindi io mi auguro che non sia così, mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che in futuro si riesca a avere questa velocità nell'operare e vengano tagliati gli interventi inutili che di solito caratterizzano spesso le sedute del Consiglio regionale. Grazie.